Ciao Leo, Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, ciao. Ben trovato. La curiosità più pressante è capire con chi hai parlato dei tanti sloveni che sono passati a Palermo prima di arrivare qui. Ciao, buongiorno a tutti. Ho parlato con Anđelković in Kostruna, tutti mi hanno parlato veramente benissimo, benissimo di Palermo, mi hanno detto di venire qua, quindi anche loro hanno aiutato per me che sono venuto qua. È stata, da quello che risulta a noi, una trattativa abbastanza lunga. Da parte tua ti è dispiaciuto, penso, anche lasciare la Serie A, però poi forse cosa ti ha convinto? Palermo, il City Group, la presenza di Corini in panchina, non lo so, dici tu. Oh, sì, sicuramente c'avevo le cose mie di pensare cosa voglio fare. Poi anche ho parlato con Empoli e ho visto che guardavamo un po' le cose diverse, quindi poi quando sì, è arrivata la chiamata, subito mi è piaciuta perché il progetto che c'è dietro, anche City Group, Palermo come città, dovevo pensare veramente, è stata sicuramente una sfida venire qua, però sono certo che dietro c'è un progetto che si possono fare grandi cose. Sì, buongiorno Leo, Benedetto Giardino, giornale di Sicilia. La presenza di un regista come Corini che giocava nel tuo stesso ruolo, quanto è utile, specie in questi primi giorni in cui stai conoscendo il mister? E poi tu eri il ragazzino quando il Palermo aveva preso Ilicic e Vasinovic, ecco, all'epoca come vedevi quel Palermo, se lo vedevi come una squadra a cui ispirarti, a cui puntare per la tua carriera? Grazie. No, col mister, vabbè, sono due settimane che sono qua, quindi ci ho parlato, però non tantissimo, quindi non vedo l'ora anche di lavorare con lui, che mi può anche aiutare per il mio ruolo. E sì, da sempre che conosco il Palermo come squadra da calcio, perché sì, ho visto Ilicic, anche Vasinovic, ma tutti gli sloveni che sono andati qua, e sicuramente Palermo è una piazza grandissima, quindi sono veramente felice di far parte di questo. Trivianza, poi Mezzadeste e Bagnini. Ben trovato, Valerio Tripi, l'agenzia ANSA. Ci racconti un po' l'impatto con il pubblico l'altra sera, l'ingresso in campo, insomma, magari non era neanche previsto tanto che forse giocassi. Dimmi tu, grazie. No, grazie. Sicuramente è stata un'emozione fortissima, veramente non credevo fosse così, perché quando mi sono seduto e i tifosi cominciavano a gridare, a cantare, mi è venuta la pelle d'oca, quindi è veramente una cosa speciale. E sì, voglio dire solo grazie anche come mi hanno accolto qua tutti in città. E spero che saranno al nostro fianco per tutta la stagione più numeri possibili. Manlio Mezzatesta, Rai. Volevo chiederti intanto quali sono le tue aspettative per questa esperienza a Palermo, che tipo di sensazioni hai e a cosa punti, a cosa miri? Diventare un titolare di questa squadra, riuscire a fare un campionato di alto livello, visto che tu vieni anche da esperienza in Serie A? E poi ti volevo chiedere, tu conosci Pippo Inzaghi, prossimo impegno del Palermo contro una squadra allenata da Pippo Inzaghi, cosa deve aspettarsi il Palermo dalla regina? Grazie. No, sicuramente c'ho tanta voglia di giocare, poi qua per questa squadra ancora di più, quindi sono carico sicuramente di farmi anche vedere per la partita di contro il mio ex mister. Sicuramente sarà una partita molto difficile, perché hanno una squadra forte, hanno fatto anche buoni risultati, anche conosco mister, lo so come la sua squadra gioca, quindi sarà veramente, veramente difficile, però sicuramente noi anche abbiamo una squadra forte, che penso che sarà una bella partita. Vannini, Corriere dello Sport. Sì, buongiorno, ciao Leo, Paolo Vannini, Corriere dello Sport. Due cose al volo, la prima è per la tua esperienza anche di calciatore, ormai che fai i giochi nel calcio italiano da parecchio tempo,
Quanto tempo penso sia necessario ad una squadra che si è così rinnovata come il Palermo? Tu, Segre, adesso Saric, siete tutti giocatori appena arrivati. Quanto tempo, e dovete quindi trovare un'intesa, quanto tempo credi che sia necessario perché si possa vedere un Palermo con un'identità precisa? E la seconda, così concludo al volo, tu hai fatto molto bene all'inizio della tua avventura italiana e avevi conquistato la Serie A prima al Parma e poi con l'Empoli. Cos'è che non ha, come dire, funzionato, che non sei riuscito forse a fare il salto di qualità necessario, e se pensi che sia il Palermo il posto giusto per compierlo, per arrivare definitivamente in Serie A? No, per la nostra squadra sì, siamo un paio di giocatori nuovi, quindi sicuramente ci vorrà del tempo. Adesso quanto di preciso non ti so dire, però sicuramente con il lavoro ogni giorno che ci conosceremo proveremo sicuramente al più presto possibile, però sapete anche voi che non è così facile. Però anche con questo stadio e con tutto penso che faremo speriamo di far bene. Si mette allo Palermo Calcio? Ah sì, la seconda domanda. Com'era la seconda? Ah sì, della salto di qualità. Sì. Sì, cosa ti è mancato sì. Per fare il salto di qualità e se pensi che la Serie A la ritroverai magari sì, sì. Stabilmente col Palermo? No, sicuramente la Serie A è molto difficile, poi ci ho avuto un po' di sfortuna, forse colpa è stata mia, non lo so, però anche per questo sì, sono venuto qua perché come hai detto penso che e spero che mi possa il Palermo anche aiutare in questa cosa. Ciao Cristiano Simetero, Palermo Calcio. Rispetto alla Serie A e rispetto al tuo gioco con l'Empoli, qual è la chiave secondo te del tuo gioco per risultare decisivo anche in Serie B, un campionato diverso però dove forse si richiedono anche cose diverse rispetto alla Serie A? Sì, è sicuramente un campionato diverso, è molto difficile perché ci sono delle partite anche che non si gioca così tanto al calcio come vorremmo tutti, però sicuramente un gioco che si possa giocare bene la palla, che sono un giocatore che mi piace avere la palla, ma penso anche con il lavoro del mister che mi possa aiutare perché vede il calcio come anche lo vedo io. A chiudere Cilluffo Medical, apprendi Ciao Leoni, colociluffomedical.it. Una piccola curiosità, qui a Palermo ritrovi Samuele Damiani che era stato appunto tuo compagno all'Empoli. Ecco, dopo l'esperienza in C con Baldini, che tipo di giocatore hai ritrovato, vista anche l'esperienza appunto in questo ruolo da parte tua? Grazie. Sì, con Damiani ci abbiamo tolto tante soddisfazioni insieme, quindi Damiani per me è un giocatore forte. È un giocatore forte che si merita sicuramente tanto. Sì, siamo nella stessa posizione, però mi piace tanto lavorare con lui perché è una persona veramente, veramente buona, per bene. E questo. Buongiorno Leo, Marco Apprendi, Rosanero Live. Parlando tatticamente, il tuo ruolo preferito è in mezzo in un centrocampo a tre o anche a due come mister Corini ha giocato sabato, ti puoi imporre? Grazie. No, sicuramente è il mediano basso da solo, con le due mezzale, così ho giocato sempre, però se mister vorrà giocare a due, gli servo a due, giocherò a due, questo è sicuro.